La nave è ancora in rada con il suo carico di 231 container carichi di rifiuti provenienti dalla Tunisia. Lo sbarco è previsto mercoledì al porto di Salerno, dove saranno eseguite le operazioni preliminari per una vicenda che ha varcato ormai i confini locali. Ma la piana del Sele è in rivolta. Cittadini, istituzioni e associazioni hanno avviato in queste ore il presidio stradale per dire no al trasferimento degli scarti presso il sito di Persano, nel comune di Serre. Parliamo di una quantità enorme di rifiuti, 6.000 tonnellate non è niente. Al contrario di come dice De Luca Bonavitacle, che è poca cosa, ma noi abbiamo l'esempio di che cosa significa poca cosa. Ci sono le ecoballe ancora da 14 anni, ci sono le roulotte da dismettere da 40 anni. Sono state prese decisioni calate dall'alto e senza dare una spiegazione appunto ai cittadini e alle amministrazioni locali. E noi stiamo appunto per protestare perché noi questo contene vogliamo maggiore chiarezza, soprattutto in questo periodo dove il futuro per i giovani non è molto roseo. Poche ore prima del picchetto, che andrà avanti ad oltranza, l'aula consiliare di Serre ha ospitato un consiglio comunale aperto ai sindaci del comprensorio, tutti insieme per contestare la scelta della regione Campania. In questi decenni Eboli, Campania, Serre, la stessa Battipaglia sono sempre stati individuati come sede per questa tipologia di cose. Davvero diventa insopportabile ormai tutto ciò. Durissimo il commento di Legambiente con i presidenti nazionale e regionale Stefano Ciafani e Maria Teresa Imparato, che parlano di disattenzioni e opacità. Una vicenda triste e piena di ombre che puzza più dei rifiuti stessi di malaffare, la presa di posizione degli ambientalisti.